contenti di vedervi numerosi qua. Dunque, usa cominciare con dei ringraziamenti, la presentazione della giornata. Insomma, intanto i ringraziamenti vanno, io presiedo, diciamo, in seconda a questa giornata. In realtà la presidenza sarebbe, come dire, toccata a Luciano Vandelli, che insieme a Gian Bernardo B ha organizzato la giornata di oggi, e quindi, diciamo, intanto un ringraziamento a Gian Bernardo, che è qui e farà molte parti in commedia, perché farà la relazione introduttiva e poi ci chiuderà la giornata parlandoci delle esperienze delle città francesi. E invece a Luciano Vandelli, che ha avuto un problema personale, va il nostro, insomma, affettuoso pensiero e augurio di pronto ristabilimento, insomma. Allora, la giornata di oggi è una tappa di un progetto di ricerca condotto dalla cattedra del professore B, la cattedra di Mutation de l'Action Publique et des Droits Publics, ed è un progetto di ricerca che si chiama La Cité des Smart Cities, che la sua cattedra a Sciences Po a Parigi organizza insieme all'editore Berger Levrault, ed è un progetto che vede associati, oltre all'Università di Bologna, molte altre università. Le leggo perché non le ho mandate a memoria: Bordeaux, Madrid, Torino, l'Università Cinese di Scienze Politiche e di Diritto, il tutto sotto il patrocinio del Comitato Economico e Sociale Europeo. Quindi, come capite, è stata una tappa che noi, insieme al professor B, quindi insomma a Sciences Po di Parigi, abbiamo fortemente voluto e cercato come un momento di costruzione, no, di suggello di questa collaborazione. E per fare questo abbiamo chiamato una serie di relatori che riteniamo i più capaci, i più idonei a fare con noi questo percorso. E direi che la giornata di oggi è ambiziosa, perché non solo vede appunto due realtà a confronto, ma così, guardando un po' le relazioni, insomma le tematiche, direi che ci poniamo sostanzialmente tre scopi. Uno è capire qual è la visione su il connubio città metropolitana e sviluppo intelligente, la visione europea e, se volete, il darsi da fare, le misure adottate nei due paesi, quindi in Italia e in Francia, quindi capire il contesto. Il secondo obiettivo che ci poniamo è verificare se vi siano e quali siano le soluzioni di governo della smartness. Qui mi viene in mente soprattutto la relazione di Jean Bernard Prino e poi di Marina Caporale. Quindi se vi siano ad esempio dimensioni territoriali ottimali, quali sia il ruolo che possiamo auspicare per gli attori pubblici e quali invece i mutamenti che chiediamo agli attori privati e anche ai singoli, diciamo, no? Nella traduzione delle nostre città, diciamo, dalla forma tradizionale alla forma che chiamiamo, in questo modo, diciamo, un po' fumoso, smart. Alla fin fine, credo che, questo è il terzo scopo, sia nostro interesse verificare l'ipotesi da cui parte questo convegno, cioè se sia vero che in qualche modo i conurbati di medie e grandi dimensioni europei sono il luogo ideale per questa evoluzione. E perché? Se questo è vero, accade. Che cosa può far sì che questi conurbati, specificamente questi conurbati, sanno dar vita a questa evoluzione in senso intelligente, alla creazione non solo di uno sviluppo economico, ma anche di un clima comunitario, nel senso della comunità locale, diverso, appunto, come noi chiamiamo, smart. Ora, non vi dirò niente di nuovo se vi ricorderò che i due governi si stanno muovendo assieme già da tempo. Federica Guidi e Emmanuel Macron, che è il ministro francese all'economia e all'industria digitale, si sono alleati nella presentazione dei progetti definiti prioritari nell'incontro intergovernativo per andare incontro al piano Juncker. E quindi stanno lavorando assieme, i progetti li stiamo facendo assieme.
Non vi dirò di nuovo niente di nuovo, credo di non togliere niente di nuovo, ma insomma di fare il mio ruolo, che è quello sostanzialmente del presentatore, se vi dico che sia da parte italiana con la legge 56 del 2014, sia da parte francese, prima con la legge 58 del 2014, poi la legge di questo agosto, si sono disegnate delle aree metropolitane che hanno fra le proprie competenze tutto ciò che noi chiamiamo smart. Vi ricordo, lo ricordo innanzitutto a me stesso, che Smart City è, leggo la definizione diciamo un po' ufficiale di questa manifestazione, si rifà a sei caratteristiche che sono l'economia, la mobilità, la governance, l'ambiente, i cittadini e la vita, tutte queste declinate in modo diverso dal modo tradizionale. Adesso naturalmente non voglio farla troppo lunga, ma in sostanza se voi andate a vedere, a scorrere la lista delle funzioni fondamentali che la legge italiana assegna alle città metropolitane e la diversificata lista che invece viene riconosciuta in capo alle aree metropolitane francesi, bene, vedete che queste voci ci sono sempre, sono ricorrenti, sono come dire ribosomi del DNA delle città metropolitane, e questo in qualche modo come dire ci dà il segno di una indiadi invincibile fra la dimensione metropolitana, il conurbato di una certa dimensione e la prospettiva di sviluppo intelligente. Però, e chiudo su questo, dobbiamo anche dire che questo è un convegno di giuristi, e i giuristi non è che sono così frequentemente attratti dal tema. Adesso non scappate via, insomma, se non lo sapevate, insomma, prendetela con sportività. Però ecco, è un convegno di giuristi e insomma io credo che il compito dei giuristi, così spero di convincervi a restare, non sia solo quello di commentare e verificare le condizioni normative entro cui si svolge un fenomeno, ma anche di interpretare i segni che emergono dall'intervento normativo o dal mancato intervento normativo. Quindi noi siamo qui per cercare, come dire, di capire la ratio di questa endiadi. Io pongo lì, ma come dire, non mi aspetto che qualcuno raccolga questa sfida, però insomma devo dirvi che leggendo appunto le norme, preparando un po' questa giornata, mi sono venute in mente due segni che si possono leggere con una certa distinzione, a mio modesto giudizio, poi aspetto di essere smentito. Uno è la trasversalità, cioè mi sembra che l'idea di città metropolitana smart, area metropolitana smart, evochi interventi e azioni da parte dei pubblici poteri che sono trasversali, cioè che non si distinguono per attivarsi, come siamo tradizionalmente abituati a vedere, secondo una rigida ripartizione settoriale. In fondo noi pensiamo all'amministrazione come, diciamo, un insieme di settori e differenziamo le nostre parole in ragione del settore di cui ci occupiamo. Bene, mi sembra che non sia questo, tutto ciò non sia smart, ma smart sia piuttosto cercare le sinergie fra settori. Qui vedo Daniele Oliva, con cui ho condiviso l'esperienza della pianificazione strategica di Bologna. Bene, uno dei più grossi forse risultati che abbiamo avuto nella pianificazione strategica è stato quello di saper trovare queste orizzontalità, no? Queste trasversalità, queste azioni congiunte che facevano forza. Un esempio per tutto: formazione superiore, rafforzamento dell'industria manifatturiera. Fra parentesi, l'industria manifatturiera è l'oggetto dell'intervento congiunto Italia e Francia nel piano Juncker. Quindi questo mi sembra il primo tratto, la trasversalità. Un secondo tratto più impegnativo, devo dire, e anche più esplicito nel caso francese, è la rottura di un principio di omogeneità, badate bene, non solo di azione amministrativa e di architettura amministrativa, ma anche di regolazione, cioè la disomogeneità, la differenziazione di cui è maestro Enrico Carloni, fa un passo in avanti, fa un passo in alto, è una differenziazione non solo nelle strutture e nelle modalità amministrative, ma anche nelle forme e negli spazi della regolazione. Perché in fondo è capace velocemente di interpretare i segni di cambiamento, anzi vorrei dire di generarli e di promuoverli. In sostanza, mi sembra che, diciamo a chiusura di questi due punti di osservazione, mi sembra che la norma non preceda la città metropolitana, ma la segua. Ho letto
letto questa frase nel libro di González Medina sulla creazione delle città metropolitane in Spagna, quindi chiamiamo in campo un terzo soggetto, di cui tra l'altro qui abbiamo un collega spagnolo, e lui dice: la funzione della norma, parlando delle città metropolitane, non è creare, ma riconoscere le realtà metropolitane. No, io trovo una cosa molto interessante, è come se la politica del diritto venisse prima dell'azione della scienza giuridica, è come se il legislatore ci consegnasse materiali che noi giuristi possiamo commentare, criticare, aggiustare, come dire, mettere a punto, in qualche modo. E lo ripeto, secondo me è di fatto l'idea stessa della città metropolitana smart che ispira questa flessibilità, questa, come dire, esigenza. Anche qui mi piace ricordarvi cosa dice Komnenos, che sarà relatore qui da noi, un professore greco che parlerà qui alle Smart City credo domani mattina. Dice: l'intelligenza è una qualità interiore di ogni territorio, in ogni luogo, città, varia a seconda delle persone, del sistema di cooperazione, delle infrastrutture digitali e degli strumenti che una comunità è in grado di offrire ai suoi abitanti. Quindi, in sostanza, le parole che diremo oggi, io credo, devono avere la coscienza che difficilmente esiste un modello ideale, ma difficilmente esiste anche, come dire, un medio standardizzato di città metropolitana smart. Esistono piuttosto casi virtuosi, soluzioni che funzionano in quel luogo, in quel momento, ed è soprattutto a quelli e alla possibilità di loro moltiplicazione che oggi ci dedichiamo. Detto questo, darei un po' l'agenda. Io chiederei a Jean Bernard di tenere la prima relazione su un tempo di 20-25 minuti, agli altri relatori assegnerei un quarto d'ora, 20 minuti, e lascerei lo spazio per il dibattito, se siete d'accordo, alla fine. Per cui, Jean Bernard, metropolizzazione Smart City. Grazie.